attraverso le sue invenzioni. Attraverso le sue invenzioni? E attraverso anche i suoi manoscritti. Che noi dove ricerchiamo però? Sul libro, su internet. Okay. E una volta che abbiamo trovato queste invenzioni, questi manoscritti, dove andiamo a metterli? Li mettiamo sul nostro account. Sul nostro account noi abbiamo un documento che condividiamo tutti, giusto? In Classroom. Questo lavoro perché scopriamo sempre un po' qualcosa che non sapevamo su Leonardo. Sto segnando i punti importanti sulla mappa, ad esempio il castello Sforzesco. Scriviamo una piccola descrizione del castello Sforzesco, dove chiunque può andare, cliccare sulla goccia e trovare le cose più importanti del castello Sforzesco. Stiamo lavorando i dati sul castello Sforzesco. In ogni nostro documento sono presenti anche i collegamenti tra Leonardo e il nostro territorio. E poi è bello pensare anche che molte persone possono scoprire come abbiamo fatto noi queste cose e condividerle con amici o altri.